Gradimento al 98,8% è piaciuto al pubblico della fabbrica Cyrano de Bergerac, un classico del teatro che è stato portato in scena a Villadossola giovedì sera nei panni del poeta, soldato, innamorato, idealista, nato dalla penna di Edmond Rostand, Yuri Ferrini, che ha curato anche la regia dello spettacolo. E che è un lavoro di ensemble, un lavoro di squadra, dove Cyrano, certo, ognuno ha il suo personaggio. Io interpreto questo poeta spadaccino, eroe, romantico, e ognuno, insomma, fa i suoi personaggi. Però è un forte lavoro di squadra che arriva al pubblico perché lo spettacolo accade mentre lo si recita, insomma, non è una ripetizione, qualcosa che a teatro spesso purtroppo si sente negli spettacoli, una sorta di recitazione, come recitare sempre la stessa cosa con un po' di meccanicità. Ecco, quello che facciamo noi è molto in attenzione, in relazione, e forse questa è la caratteristica più specifica. Come si trova nei panni di questo personaggio? Molto bene, fin troppo, tanto che delle volte mi porta anche a comportarmi come lui nella vita, il che non aiuta, non giova, perché i vari potenti di turno poi si offendono. Però è una storia immortale, perché anche se sono cambiate le metodologie, lì a quell'epoca ci si sfidava a duello, oggi per fortuna non si fa più, però le prepotenze sono assolutamente all'ordine del giorno a tutti i livelli, anche nelle vite normali delle persone più semplici e normali, insomma. Cosa dice Cyrano al pubblico di oggi? Dice qualcosa di terribilmente difficile, forse, cioè di non arrendersi anche quando sembra che non ci sia più niente da fare. Lui si spende fino all'ultima cartuccia, si spende fino all'ultimo istante in cui riesce a stare in piedi. Ci sono momenti in cui è davvero difficile, cioè se ci guardiamo intorno sembrano solo macerie. Eppure bisogna impegnarsi, lottare, sembra proprio questo. Io credo che al di là della sua morte, scenica ovviamente, l'immortalità di questo personaggio è proprio data dal desiderio di lasciare un segno immortale nella vita. Cyrano ha segnato la ripresa di questa stagione teatrale con il nuovo anno ed ha visto anche la partecipazione di una trentina di alunni delle scuole superiori domesi al Via, una collaborazione con il comune per avvicinare i giovani al teatro. I ragazzi potranno assistere ai classici ad un prezzo agevolato. Intanto la stagione prosegue. Sabato 26 gennaio, sempre alle 21, con Ho perso il filo protagonista Angela Finocchiaro. Si presenta in scena come un'attrice stanca dei soliti ruoli. Quando proporrà al pubblico Solano, sarà un mix tra commedia, danza, gioco e festa.